Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Paolo Sassi, presidente dell'Associazione Commercianti Porta Venezia Rainbow District. Buongiorno, intanto ci parli un po' dell'associazione e dell'obiettivo dell'associazione. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. L'associazione era già nata diversi anni fa, poi con la pandemia purtroppo ci siamo un po' persi, ecco, di vista. Abbiamo ripreso in mano l'associazione perché riteniamo che fare sistema, fare squadra e dedicarci a dei progetti comuni sia utile sia per la comunità di Milano sia per il quartiere di Porta Venezia. L'associazione nasce perché vuole riqualificare e vuole rendere Porta Venezia non solo la zona più inclusiva a 360 gradi di Milano, e quando parlo di inclusività non parlo solo da un punto di vista del mondo LGBTQ+, ma parlo anche inclusività razziale, inclusività di progetti come Plastic Free, progetti come Smoking Free. Noi abbiamo un progetto ambizioso che non si esaurirà questo mese. Questo, diciamo, è il nostro primo evento, l'anno zero, ma poi continueremo con altri eventi, soprattutto culturali, che possano far vivere alla città delle situazioni che magari prima non erano mai esistite, ecco. E quindi in cosa consiste questo evento che avete in programma adesso? Allora, l'evento che abbiamo adesso, in realtà il focus dell'evento è stato brandizzare Porta Venezia. Grazie a partnership come Absolute ed MTV siamo riusciti a mettere in tutte le vie di Porta Venezia, sia lato, diciamo, Lazzaretto che lato Liberty, degli striscioni con scritto Orgoglio Porta Venezia. Orgoglio Porta Venezia nasce dalla volontà di delineare innanzitutto un territorio, cioè parliamo di Porta Venezia, cosa intendiamo noi per Porta Venezia, quindi lo si evince benissimo da tutte le affissioni che abbiamo fatto. Qualunque persona arrivi da Buenos Aires o da Repubblica vedrà all'ingresso di ogni via che delimita Porta Venezia proprio la scritta Orgoglio Porta Venezia. Orgoglio Porta Venezia ha tanti significati. Il primo, più banale, è che siamo orgogliosi veramente di essere noi i ragazzi di Porta Venezia, come dice Mischeta. È un luogo magico, è un luogo dove c'è tanto melting pot, è anche un luogo molto molto difficile, perché noi abbiamo i bastioni di Porta Venezia lasciati completamente nel degrado, c'è lo spaccio, ci sono risse, bottigliate, furti, quindi noi siamo orgogliosi di Porta Venezia e siamo orgogliosi di dedicarci alla riqualificazione a 360 gradi di questo magnifico quartiere. E quindi quali sono le iniziative che state proponendo per questo periodo e quanto durerà questo evento? Allora, l'evento dura dall'8 giugno oggi all'8 luglio, è un evento, me lo lasci dire, so che ha creato anche molto scalpore sui giornali, ma è un evento soprattutto mediatico, è un evento dove noi commercianti ci siamo presi la responsabilità e abbiamo messo i fondi per fare un evento culturale. E gli eventi che andremo a fare in questo quartiere saranno sempre più culturali, perché non può esistere un quartiere che aspira ad essere quello che vogliamo noi senza la cultura. La cultura sarà il nostro faro sempre. È un quartiere che comunque ha un centro di cultura digitale, un quartiere che ha il cinema Arcobaleno, è un quartiere che ha un teatro, quindi la cultura per noi sarà il faro, tutto quello che faremo avrà una grossa base culturale. E quindi, parlando di inclusività e di questo quartiere, cosa ne pensa lei del fatto che molte istituzioni, o comunque alcune istituzioni, non stanno concedendo il patrocinio al Pride?
Allora, per quanto riguarda Regione Lombardia, no, credo non l'abbia mai dato, quindi non ci Certo. sorprende. Per quello di Roma, credo che loro facciano la loro politica, quindi essendo cambiata la giunta, hanno tolto il patrocinio, poi sai, in questo momento devono dare veramente lo spauracchio per la gestazione per altri, quindi stanno facendo questa battaglia. Noi abbiamo comunque la fortuna di essere patrocinati dall'assessore al commercio e quindi dal Comune di Milano, che ringrazio. Ottimo, e quindi voi prendete parte anche a qualche iniziativa del Pride? Guardi, ancora stiamo perché è un progetto che è stato sviluppato e creato in poco tempo. Sicuramente vorremmo partecipare con un carro, ma stiamo capendo, ecco, perché già è stato abbastanza a livello burocratico e anche fisico, abbastanza estenuante Certo, immagino. arrivare a tutto questo. Certo. E niente, quindi in conclusione le chiedo di mandare un messaggio a tutti invitandoli al vostro evento. Bene, io spero che tutti possiate venire durante questo mese, ripeto, dall'8 oggi all'8 luglio, qui in Porta Venezia, dove tantissime bandierine arcobaleno vi accoglieranno. Faremo avremo degli appuntamenti molto molto belli perché abbiamo fatto delle collaborazioni con il Mix Festival, il Gender Border Festival, che è un giorno l'altro. Proietteranno dei film con una talk successiva all'interno di Cinema Arcobaleno. Il 2 luglio vi aspettiamo tutti perché ci sono due campi da beach volley nei giardini Indro Montanelli e c'è anche una run like a unicorn, una run ludica, non da professionisti, aperta a tutti, una run divertente dove ognuno potrà sbizzarrirsi nel travestimento da unicorno. E poi ci sarà all'Istituto di Moda Raffle una sfilata con raccolta fondi da dare in beneficenza. Ok, quindi ringraziamo molto Paolo Sassi per aver partecipato al nostro collegamento e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci a tutti. Arrivederci.